qui nel comune di Ameglia, oggi con Gazzetta della Spezia, in occasione di una presentazione un po' particolare. Sono tre eventi dilatati anche nel tempo, che desiderano comunque allungare la stagione turistica di Ameglia in un verso culturale non scontato. Si tratta di tre versi completamente diversi, dedicati all'arte nel più ampio contesto possibile. Siamo qui con Maruca Cesare, che è la responsabile e l'ideatrice di Respirarte, e adesso ce lo racconta. Salve, buongiorno a tutti. Allora, sì, Respirarte arriva alla quarta edizione, quest'anno sempre, si svolgerà sempre nel borgo storico di Ameglia, e venerdì 1 e sabato 2 settembre dalle 18.30 in poi fino a mezzanotte e mezza. Avremo artisti di strada, teatro di strada, giocoleria, mostre itineranti, laboratori per bambini, cibo e quant'altro che animerà il borgo storico. È un festival che nasce proprio con l'idea di dare spazio a artisti e all'arte a tutto tondo, quindi dai fotografi ai teatranti, ecco. Negli anni scorsi ha avuto molto successo, ci auguriamo che anche quest'anno vada bene, tempo permettendo, e logisticamente ci saranno le navette, lo segnalo, per raggiungere il centro storico, navette gratuite a disposizione grazie alla WISP e Protezione Civile, quindi grazie a tutti i volontari che partecipano, e niente, vi aspettiamo venerdì e sabato. Con Paolo Triglia Alberti, artista e professore, anche se nega spudoratamente in pensione, che si occuperà qui ad Ameglia di spiegare e di far vedere quanto è bella la matematica, quanto belli sono i numeri, quanto possono essere belli. Concetto abbastanza difficile da digerire, ma che ha trovato illustri predecessori e che circonda la vita di ognuno di noi quotidianamente. Sì, certamente. Il mio problema è stato di rendere visibile, diciamo, un concetto che è molto astratto. Per esempio, se pensi ad un quadrato disegnato con una matita, anche questa matita ha un suo spessore e una sua sensibilità concreta, che è molto diversa dal concetto di quadrato, per esempio. Perché nella realizzazione di un'opera c'è sempre l'impatto della materia, e questa materia condiziona moltissimo l'artista, tanto che Michelangelo diceva: bisogna astrarre, tirar fuori dalla materia quello che ci sta dentro. Ecco, io ho cercato di, attraverso varie esperienze, diciamo, di matematica, ma non direi proprio così, di elementi numerici molto semplici, di rendere possibile la sensibilizzazione a questa materia. Per cui ho lavorato sui quadrati, sui cubi, sulle diagonali del cubo. Ci saranno per esempio delle opere fatte in perspex e marmo, dove si potrà vedere l'interno proprio della diagonale del cubo sottolineate da altri piccoli cubi. Per cui io penso che sarà una sorpresa, in un certo senso, una sorpresa che potrà incentivare soprattutto le giovani menti che hanno bisogno proprio di un pungolo, di uno stimolo verso l'arte e la matematica al tempo stesso. Quindi opera e numero. Opera e numero. Grazie. Grazie, professore. Eccoci con l'altro appuntamento. Siamo qui con Marco Falaguasta, comediografo, attore, regista e quant'altro, che farà una masterclass prossimamente qui ad Ameglia. Una masterclass particolare, però, perché non è rivolta solo esclusivamente a chi vuole intraprendere la carriera di attore,
ma come c'è scritto anche nel cartellone, curiosi, appassionati o timidi. Esatto, perché io credo che ognuno di noi abbia il diritto di vivere la propria dimensione quando si relaziona agli altri, e ognuno di noi abbia il diritto a stare a proprio agio nel momento nel quale si relaziona con gli altri, interagisce con gli altri. Questo, oltre a migliorare i rapporti umani, perché stabilisce delle relazioni più vere, più autentiche, delle relazioni più profonde, contribuisce a far sì che ognuno di noi abbia il piacere di relazionarsi agli altri e di trovare gli altri, e che trovare gli altri non sia invece un problema o una fonte di disagio. Prima dicevi una cosa molto interessante, che è come indossare un vestito, non proprio sbagliare la propria comunicazione o adeguare la propria comunicazione prendendo ad esempio quella degli altri. Ognuno di noi ha la sua propria comunicazione, e tu aiuterai a scoprire qual è la propria comunicazione, il proprio vestito. Ognuno di noi dentro ha una cifra comunicativa che è la sua propria, e diceva Brecht: nessuno può essere come te, perché come te ci sei soltanto te. Quindi molto spesso siamo portati ad importare un sistema comunicativo da quello che vediamo in televisione, da personaggi famosi o da un modello di riferimento che ci piace. Questo è un errore grandissimo, perché è come mettersi il vestito di un altro, è come fare una dieta tarata sul consumo calorico e sulla vita di un altro. Si fanno soltanto danni. Ognuno di noi ha il proprio, quindi insieme scopriremo qual è la vostra dieta. Ci dai l'appuntamento, la data della tua masterclass? Il 10 settembre al Castello d'Amelia, 10 settembre prossimo venturo, iniziamo dalle ore 10, quindi il 10 settembre alle 10 vi aspetto in più di 10. Quindi per curiosi, appassionati e timidi, grazie Marco.